UE, Furlan, flessibilità, primo passo ma non sufficiente. Metalmeccanici, contratto artigiani, film siglato, accordo ponte. Terrorismo, Siulp, appello a Renzi per assunzione straordinaria delle forze di polizia. Un saluto a tutti, ben ritrovati dal nostro TG. Dunque, mentre uno dei maggiori fautori dell'austerity, come il vicepresidente della Commissione europea Katainen, promuove le riforme italiane, il segretario generale della CISL, Anna Maria Furlan, in un'intervista pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, chiede uno sforzo ulteriore all'Europa. Va bene la maggiore flessibilità che allunga i tempi per rientrare nei parametri europei, va bene il piano di acquisto dei titoli sovrani promosso dalla BCE, ma serve un ulteriore passaggio, porre ciò è fuori dal patto di stabilità tutti gli investimenti infrastrutturali destinati a crescita e sviluppo. E ancora benissimo il piano di investimenti da 315 miliardi proposto dalla Commissione europea, ma ci sarebbe bisogno di una cifra tre volte superiore. Così il segretario generale della CISL Anna Maria Furlan, mentre un'altra associazione vicina alla Confederazione di Via Po, come la Copagri, raccomanda al Parlamento europeo di vigilare sugli accordi transatlantici tra USA e UE sul TTIP, cioè gli accordi commerciali, ben altra sicurezza, quella invocata dalle forze dell'ordine contro il terrorismo islamico, che per voce del segretario generale del SIULP, Felice Romano, chiede di investire sulle forze dell'ordine. Ma partiamo da una buona notizia, vale a dire l'accordo ponte siglato nel settore dell'artigianato per le imprese metalmeccaniche e commentato così dal segretario nazionale della FIM-CISL, Anna Trovò. Va tenuto in presente che i lavoratori dell'artigianato dell'area meccanica sono molti, sono più di mezzo milione, sono dislocati in particolare nelle regioni del nord Italia, sono lavoratori che hanno il loro contratto scaduto da ormai 2 anni. La trattativa è complicata, il settore è veramente in crisi, le aziende sono in fortissima difficoltà. Abbiamo considerato che fosse vantaggioso e utile garantire ai lavoratori un'erogazione economica di 420 euro che saranno corrisposti nel corso dei prossimi mesi per tutti i lavoratori in forza alla data del 15 gennaio, data della firma dell'accordo. E nel contempo abbiamo, sottoscrivendo l'accordo che regola il contratto di apprendistato, favorito le assunzioni, in particolare dei più giovani. C'è bisogno di lavoro in Italia, c'è bisogno di lavoro per i giovani in particolare. L'artigianato rappresenta una possibilità, un'opportunità per iniziare a lavorare, per qualificare le persone e per dare loro una prospettiva. Insomma, è un accordo di transizione, ma è un accordo decisamente importante. Le trattative proseguiranno già a partire dal mese di febbraio per completare le tematiche che non siamo riusciti in tempo utile a definire nell'ambito di questo accordo. L'Italia ha le eccellenze per poter contrastare e debellare questa gravissima minaccia del terrorismo, perché abbiamo delle professionalità eccellenti. Il nostro problema è la mancanza di risorse e questa mancanza di risorse potrebbe creare delle crepe all'interno di uno dei migliori sistemi antiterroristi al mondo. Questa è la questione che il governo dovrà affrontare e sulla quale ci deve dare una risposta concreta. Da parte nostra noi non abbiamo creato nessun problema, anzi abbiamo dato la massima apertura. Se questo consente alle nostre produzioni ulteriori smocchi di mercato. Noi sappiamo che quando ci sono gli accordi o quando ci sono stati altri accordi con altri continenti, a pagarne le conseguenze sono stato sempre il settore agricolo italiano. È necessario quindi a questo punto, è quello che noi abbiamo chiesto all'Italia, conoscere bene i termini dell'accordo per evitare che ci si trovi costretti ad accettare norme che potrebbero compromettere i nostri standard di vita e la salute stessa. Per questo abbiamo chiesto di analizzare con più dati a disposizione il TTIP e soprattutto per l'importanza e per la ricaduta che avrà sul sistema agroalimentare e sui consumatori. Noi abbiamo detto in quell'occasione, ma l'avevamo già anticipato in altre dichiarazioni che avevamo fatto, che nessuno di noi pensa si possa chiudere, che qualcuno possa pensare di poter chiudere
l'accordo come se lo chiudessero quattro amici al bar. Sull'accordo ci deve essere il vaglio del Parlamento europeo, perché quella è l'istituzione che rappresenta i cittadini e tutta l'Unione. I quattro amici a bar non servono più, perché c'è il rischio sempre che si fanno accordi di lobby che vanno contro tutto il sistema. E per oggi ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito. Un buon fine settimana a tutti.